Mazza e gioca con Masha. Oggi ho deciso di fare un super scherzetto a Priscilla. Tra poco verrà qui a casa mia per giocare, ma questa volta non giocheremo in casa. Eh già, questa mattina è venuta tantissima neve e così la porterò a giocare fuori in giardino. Peccato che non sa cosa l'aspetta. State un po' a vedere che scherzo farò a Priscilla con la neve. Ah, ecco, questa è Priscilla, è già arrivata. Vado subito ad aprirla. Sì, Priscilla, sto arrivando. Ciao Masha, eccomi qui. Oh, fa un freddo fuori, Masha. È venuta davvero tantissima neve. Eh già, lo so, Priscilla. Mamma mia, che maglione super pesante che ti sei messa. Eh sì, Masha, fa davvero un gran freddo fuori. Beh, Priscilla, io ti volevo proporre proprio di andare fuori in giardino a giocare con la neve. Che ne dici di fare un bel pupazzo insieme? Oh, beh, sì, Masha, è una bella idea. Però, mi raccomando, non stiamo fuori troppo tempo. Io ho già un gran freddo. Ma sì, sì, Priscilla, sei sempre la solita freddolosa. Dai, forza, andiamo, vedrai che ci divertiremo un sacco. Ok. Ah, che bello, Priscilla. È proprio divertente stare qui fuori a giocare con la neve. Già, hai ragione, Masha. Anche se fa un po' freddo, mi sto divertendo tantissimo. Ora farò qualche bella palla di neve gigante. Op, op, op. Oh, ecco qua. Mamma mia, com'è pesante. Ehi, Priscilla, girati un attimo. Cosa c'è, Masha? Guarda un po' che super palla gigante che ho in mano. E op. Ah, ehi, Masha, ma che scherzi sono questi? È freddissima! Aiuto, aiuto, toglimela subito! Ah, Masha, se ti prendo, sto congelando! È freddissima! Hihi, hihi! Dai su, Priscilla, non fare così, è solo un po' di neve! Aspetta un po' che qui sto per fare un'altra palla super gigante! E là! Sei pronta, Priscilla? Questa è ancora più grande, sta arrivando, palla in arrivo, opla, ehi Masha, basta, ma quanta neve mi hai lanciato, sono tutta ricoperta di neve, sto congelando, è troppo divertente Priscilla, sei buffissima, tutta piena di neve, che bello, che spasso. Ah, Masha, toglimi subito tutta questa neve di dosso. Me la pagherai per questo brutto scherzo. Scherzetto riuscito alla perfezione. Ehi, Masha, che cos'hai di buono oggi per merenda? Ah, io oggi, Priscilla, ho la mia merenda preferita. Panino con prosciutto e formaggio. Senti qua, fa un profumino. Non vedo l'ora di dargli un bel morso. E tu invece, Priscilla, che cos'hai oggi per merenda? Io invece oggi ho del mais. Ne vuoi assaggiare, Masha? No, no, grazie Priscilla. Io odio il mais. Anzi, tienimelo lontano, che fa una puzza. Senti, Masha, mi faresti dare un morso al tuo panino? Eh no, Priscilla, mi dispiace, ma ho troppa fame oggi. Ah sì? E va bene, Masha, ti lascerò mangiare il tuo panino, però devo chiederti prima un favore. Ok, Priscilla, dimmi, basta che sia una cosa veloce perché ho troppa fame. Sì, sì, certo, Masha, ci vorrà solo un minuto. Sai, Masha, stamattina quando abbiamo fatto ginnastica ho scordato nello spogliatoio il mio zainetto. Non è che per caso faresti un salto a prenderlo? Sì, e va bene, Priscilla, ma solo perché gli spogliatoi sono proprio qui di fronte. E ora Masha ti aspetta un bello scherzetto. Ora panino sarai mio. È veramente buono questo panino, ci voleva proprio.
Ehi Priscilla, ho guardato dappertutto nello spogliatoio, ma il tuo zainetto non c'è da nessuna parte. Ah, ops, devo essermi confusa allora. Ehi ma, che fine ha fatto il mio panino? Dov'è finito? Ops, come si dice Masha, chi la fa, l'aspetti.